Buonasera, benvenuti alla terza puntata di Oltre il Novantesimo, Ciao ciao Giulia, ciao, Giulia Rizzardi. Il allora, nostro programma è visto un po' da, 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 tu. da tutti, insomma, da perché tu. oltre che su tre reti nazionali, per questo ringraziamo e salutiamo il nostro aliberi notaris tante televisioni regionali il venerdì spesso viene ripetuto la striscia notizia su canale eh, 5 sì, allora sì. io volevo un po' spirciare. cosa no, avevi preparato? c'è materiale per Antonio Ricci? nulla, nulla. ma poi perché noi improvvisiamo noi non niente allora seguiteci perché da qui da qui alla prossima ora e mezza sicuramente qualcosa salterà si fuori. Naturalmente insomma. salutiamo tutti i telespettatori che ci seguono eh. e sono numerosi. E questo Quindi, veramente ci fa molto piacere, è sì, la certo. seconda stagione questa, di oltre il novantesimo, noi parliamo di calcio dalla serie A alla serie C e con uno sguardo anche sulla serie D. Sulla serie D le tue perle rosso blu, no. sono molto così. come dire. stuzzicano l'appetito. Queste puntate non ci sono le perle rosso blu perché hanno, hanno fatto una cinquina fantastica. Quelle ecco, sì. della SAM e sono tutti contenti. Ma diciamo l'ha sì, sì. no, ecco, ha portato bene. però. c'è qualcosa, ecco. L'ha portato bene la nostra telefonata, eh, diciamo. No, allora, subito, pronti via. Abbiamo il primo ospite di questa nostra trasmissione, di questa nostra puntata di oltre il 90. Abbiamo Martino Pillitteri ciao Martino, buonasera. Ciao, buonasera, grazie oh. per l'invito e saluto te, ma soprattutto la presentatrice Giulia. Eccolo qua, eh. fa la figura Bello. del Bello. cascamorto, ecco. del milanese Bello. cascamorto. Bello. E... Milanesi. E... I no. milanesi sono galanti. Sì, galanti, questo è, vero. Sì, Brava. Sì, Brava. questo è vero, anche in un altro modo si possono definire, però lui fa il galante. Cioè, okay, ecco, dai. lui mh, è, è difficile identificare Martino, tifoso si, forse del Milan, giusto? Sì, 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 sì anche, anche. Però in realtà è un grande esperto di calcio che <ride> esatto. eh, insomma... Beh, adesso, parla sei... di tutto, No, no, esagero, dai, sei, sei uno che insomma il calcio lo sì, segue, sì, sì. Non, non, A prendiamoci alla Z. non prendiamoci troppo sul serio. Dai. Senti, allora andiamo subito al dunque. Il Napoli ecco, conquista sì. la testa della classifica eh, e tutti eh, l'hanno detto insomma prima del campionato, guardate attenzione al Napoli che non avendo impegni... Esatto. Eh, europei, con le coppe, eccetera, eccetera, ha tutto il tempo di preparare la partita. Invece, avevo visto che le altre squadre, Juventus, Milan e Inter, vanno un po' come dire a singhiozzo perché comunque gli impegni esatto. eh, di Champions esatto. pesano e come esatto. inutile anche se hanno delle rose vastissime. E davvero in questo momento, visto che anche prima in classifica da sola, il Napoli è la squadra da battere? No, secondo me no. Io vado controcorrente. Um... Perché credo sempre che um, le sorprese sono sempre dietro l'angolo mm. per un motivo molto semplice: la palla è tonda. Eh. Um, poi, in, in Italia, no. diciamo la verità, in Italia si tende sempre a uh, cantare vittoria a topo presto quando le cose vanno bene. No? Esatto. Questo è un difetto molto sì. italiano. Sì, anche non poi, tanto qui al nord è eh, una eh, cosa no, un po che, da Roma in giù dobbiamo anche dire insomma non più tardi di un mese fa all'inizio del campionato eh, quando Napoli aveva perso a Verona nettamente eh, per certo, 3-0 tutti a dire il progetto Conte-Naufraga addirittura esatto. si parlava di dimissioni troppo, di Conte troppo, eccetera, troppo, eccetera eccetera certo. poi sono passate tre partite tempo tempo, di, 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 tempo di, tempo. di buon livello di grande livello per dire adesso il Napoli è la squadra lavata. esatto No, dico, bisogna dare sì. tempo al tempo. Il tempo, campionato al tempo è lungo anche. il campionato, quindi voglio dire... Ci ah, sono ancora 33 partite ah, davanti, quindi. 32 insomma, voglio dire. C'è tutto il tempo di recuperare, di perdere punti, eccetera. Esatto. Però insomma qualche piccola indicazione il campionato l'ha già dato in queste sei giornate di, di, di serie. A è, uno di, è, una, è una di quelle squadre più importanti di diciamo, No, che da dimostra base. ogni domenica, esatto. Verona a parte, la prima di campionato a parte, di essere sempre sul pezzo, come è esatto. nelle caratteristiche del suo allenatore esatto, Antonio Conte. Campone. Le altre, insomma, quest'Inter direi... Che il campionato, non so, c'è sempre qualcosa che manca. No? L'anno scorso aveva incassato, mi sembra, 12 gol in tutta la stagione o poco più, e quest'anno ne ha già presi 7 nelle prime sei giornate, praticamente una media di un gol a partita. C'è qualcosa che non funziona, sì. non tanto nella difesa, che comunque è invecchiata rispetto allo scorso anno, De Vrij e sì, eh, sì, sì. Pavardano hanno fatto gli europei, esatto. a Cervis è arrivato da un lungo in infortunio, ha un anno in più. Cosa non va in quest'Inter, eh, Martino? Allora, guarda, io da milanista odio parlare bene dell'Inter, però visto che stasera, per rispetto nei vostri confronti, che siete seri, oltre che simpatici, no? uh, farò, farò il serio e l'antipatico con me stesso. Io credo che la, da profano, eh, penso che la, la capacità dell'Inter è proprio quella, anzi la forza dell'Inter è proprio quella di sopperire alle sue criticità, ai suoi problemi. E questo la, è questo quello che rende l'Inter purtroppo una grande squadra e vincente. No, volevo chiedere, ma magari quest'anno hanno meno fame in campionato e puntano di più sulla Champions? Eh. Ma secondo me questo è un po' un luogo comune, con tutto il rispetto, um, perché poi alla fine sono dei professionisti eh. e sono pagati per vincere tutte le partite. Cioè secondo me quando si siedono a tavolino a rientro delle ferie hai un presidente, un elatore che gli dicono si vincono tutte, punto e basta non, non ci sono eccezioni sì. però l'Inter l'anno scorso una scelta in questo senso l'ha fatto si punta alla seconda stella, al ventesimo scudetto eh, lasciando la parte la Champions League magari quest'anno ha fatto una, una, una scelta inversa, cioè puntiamo a far bene in Champions League andare in più là possibile nella nuova formula della Coppa dei Campioni della Champions League e invece in campionato voglio dire dobbiamo arrivare tra le prime quattro per entrare nella prossima edizione della Champions può aver fatto l'Inter questa scelta i giocatori, la società, l'allenatore? io non ci credo vado anche qui, vado controcorrente lo so che questa è un po' la, la, la narrazione mainstream però um, l'Inter è una multinazionale Uh, anzi, è rappresentata da una multinazionale. E la mentalità degli americani è tutto o niente, no? non è sì. sentiamo maggiormente su quello, se ci rimane benzina, poi facciamo lo sprint per un'altra cosa. No, eh, gli americani pensano in grande, mm. uh, per cui non, non fanno sconti a nessuno e soprattutto non fanno sconti a loro stessi. Senti invece. La Juventus Caro Capito? Martino, poi, poi arriviamo anche al Milan. Eh, però adesso parliamo, oh, che parliamo della Juventus, <ride> Beh, volevo, volevo dirti: mh, la Juventus ritiene un record positivo. A livello europeo, eh, sicuramente nessun'altra squadra ha ottenuto il risultato che invece ha centrato la Juventus. È l'unica squadra che non ha subito un gol Bravo. in Serie A da sei parti, in sei partite. Però è una squadra che era, se non avesse vinto a Genova, esatto. al terzo 0-0 consecutivo. Eh dove sta la verità? In mezzo Vlaovic è, un, è sempre un po' troppo frenetico no, no? Cioè, eh, sì. forse vuole strafare, non lo so sente il peso di essere il giocatore intanto più pagato della Juventus e l'anno prossimo andrà a prendere ah, sì, 12 milioni di euro a stagione ecco questo può influire su Vlaovic e questa Juventus, secondo te dov'è la verità? è una squadra che segna poco è una squadra che prende troppi, eh, pochi gol, eh, bisogna trovare la giusta quadratura, magari prendere un gol in più, ma segnarne perché insomma cioè, il cioè. calcio è fatto di gol, se non eh, segni... Sì. Non vinci ma allora è un work in progress questo è, è quello che mi adesso non voglio fare passare per quello che usa troppi termini in inglese però questo mi sembra il più appropriato è un uh, work in progress dove secondo me a naso da fuori come neanche loro stessi sono in grado di rispondere alla domanda che hai fatto tu mm. Dunque, eh, beh, giustamente lì c'è una squadra che ancora sta cercando la sua identità, esatto. la sua dimensione di... sì. mamma, Esatto, il lavoro mamma. di Tiago Motta lo si intravede, sì, certo, rispetto alla Juve di, di Massimiliano Allegri si vede il gioco, sì, cosa esatto. che invece con Allegri non si vede, però sì. i risultati sono gli stessi, sì, eh. Eh, lo so, eh, perché forse anzi sì. la Juve di Allegri era più avanti in campionato rispetto eh, a quella di Tiago Motta, no, no, forse aveva un paio di punti fiampiali. in più, non, non, ecco. però comunque eh, diciamo fiampiali. che Tiago Motta ha iniziato il suo lavoro. Con una squadra completamente nuova, con una filosofia di gioco completamente eh, diversa rispetto a quella di Allegri, dunque ci vuole un po' di tempo. tempo per Sai, no, rodare, considerando. Sì. No, no, considerando il, il numero di giocatori nuovi, l'allenatore nuovo, lo staff nuovo, poi credo che ci sia anche il preparatore atletico sì, nuovo, sì, cioè sì, lì c'è sì, sì, stata sì. proprio una rivoluzione. Mm, di solito per amalgamare un po' il tutto e tutti no? è, è normale che ci voglia tempo. Io credo che abbia fatto. Già un passo un po' più lungo della gamba. No? Anche qui eh, eh, ragionando un po' come una multinazionale, eh, sicuramente hanno una tabella, una sorta di business plan. No? Cioè, fra un mese ci aspettiamo questo, fra due mesi, ci aspettiamo quello. Secondo me, avevano le aspettative un po' inferiori rispetto un po ai punti che hanno fatto. Per cui secondo me sono, sono contenti dei risultati ottenuti. Senti, vediamo al Milan. Eh, eh, no. oh, allora, allora, lasciamo, ha mostrato grande atteggiamento Champions a par parte non, non parliamo della Champions in questo momento in campo oh, <ride> sul campo delle dell'Everkusen <ride> però in campionato pare essersi ripresa insomma esatto. il derby è stato un toccasana ha dato esatto. autostima Dal a questa squadra ripresa, sta dando così. ragione al lavoro di Fonseca criticatissimo nelle prime giorni di campionato Come è solito. arrivata una vittoria su Lecce direi assolutamente tranquilla 3-0 dopo il primo tempo a che punto sta il Milan in campionato? può rientrare... Forse non è mai uscita nella corsa per lo scudetto. Ma sai, il cuore dice sì. Chiaramente, la mente è meno entusiasta rispetto a tutta l'euforia che post derby e post Lecce. Perché, in effetti, diciamo la verità: non è che prima del gol che ha fatto Morata abbiamo intravisto un grande, un grande Milan, eh? cioè mm. alla fine aveva eh. certo. non non riuscivano a fare cinque passaggi di fila, poi ci sono stati tre, quei tre guizzi, no? quei tre strilli che hanno cambiato tutto. Il secondo tempo, anche lì, non è che è stato eccezionale. Um, vorrei ripetere un attimo il concetto di prima. Cioè, in Italia ci si esalta troppo quando le cose vanno bene, mm. no? Perdendo sì. poi un sì. po' la, la concentrazione. E ci si deprime troppo quando le cose vanno male. Non c'è qui mm. Brava, parità. brava, non c'è quel quella sintesi, no? Non c'è quella linearità, non c'è quel, quel focus che ti permette di rimanere costante quando le cose vanno bene e quando vanno male. Adesso vedo un bellissimo primo piano della signora Giulia e sono rincuorato. Ecco, tanto perché viene fuori ancora l'uomo galante eh, milanese perché, che vale, insomma, si, si, si prodiga nei loggi. Eh, eh, no, Giulia aveva invece volevo, una proiezione su Leau, no? Sì, no, volevo chiedere appunto le Au, un po' il talenante un po' come la, il Milano, come sì. l'andamento del Milano, ma come mai? Perché comunque Leau è un gran calciatore con delle belle doti. Come mai non viene fuori? Calcio. Calcistiche. Eh. Calcistiche. Vabbè, cioè, il resto di calcistiche. No, per la qualità, specifico sempre. Anche siamo ancora conosco. in fascia protetta, dunque calcistiche. Prego, Martino. Ma a, allora, guarda, so, questo Leao, uno... croce delizia dei croce tifosi rosso-nero. Sì, sì, no, cioè... anch'io appartengo a quella parte della teoria che, insomma, lo adora quando corre la zecca e francamente lo, lo manderebbe via quando... Mh, come si so dire, cazzeggia in campo, no? Perché ha questa quest attitudine a cazzeggiare. Sì, 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 sì. Uh, io incomincio a pensare che sia um, un ordine, del, un'impostazione un, un, un dell'allenatore che, che gli dica: guarda, non difendere, non correre, stai fresco, eh. aspetta il ah, momento no. buono. Perché è impossibile che uno esatto. con il suo talento si autolimiti stia 20 minuti, un quarto d'ora fuori dalla partita aspettando la palla buona che però, poi... però Martino a volte appare un po' svogliato tu dici cazzeggiare che, che... non dico che ciondoli per il campo però insomma... Ecco. No cazzeggio sì, è il cazzeggio eh, in cazzeggio ha, no, insomma, eh, una no, cosa. non cazzeggio può essere l'ordine di un allenatore no. cioè comunque l'allenatore dice ok non difendere però stai, stai sul pezzo. Cioè, sì, eh, non sei è che vivo. puoi andare in giro come uno che, che, va, che si fa la passeggiata sul lungomare no? <ride> La, sai, uno, uno giovane come lui, con tanta energia, con, con tanto fiato e tanta voglia, è impossibile che non, non ci metta quell'enfasi, quel cuore, quella passione. È, è per quello che dico: cioè, è, è fisicamente impossibile, è moralmente impossibile. È per quello che dico, sarà un, un diktat dell'allenatore. No? Adesso sì, ho letto qualche tempo fa che sì. Pioli aveva pensato: Beh, per avere il miglior leao no, non facciamogli rincorrere gli avversari. Sì, però, però è, ancora, ancora però è anche la vero la che non può sempre giocare con l'infradito. Sì. Cioè, ogni tanto, <ride> esatto. insomma, voglio dire, no, è un po' Senti di... Come eh. Ma, volevo Ma poi, tu... poi ho un altro pensiero, purtroppo, perché mh, purtroppo, guard purtroppo, nel senso, mi piace guardare i social dei giocatori e quello delle AO è il peggio che mi possa capitare giornalmente, sì. perché si comporta come un ragazzino, si veste come un ragazzino è un professionista la smetta di fare il cantante hip hop esatto Perché bisogna no, prendere no, non so è. se tu d'accordo. racconti eh, bisogna un prendere una, una decisione Guarda, Guarda, tu sei un, Martino, sei un professionista Martino, Martino tu non ci crederebbe avevo il telefono Leao allora Raffaele <ride> abbiamo un tuo estimatore in linea Martino Piliteri allora vuoi dire qualcosa a Leao Martino se lui vuole fare il rap e quando no ma è smette, caduta la linea quando peccato. smetterà di da giocare peccato. farà il rap dai. sì esatto e poi e poi ma non è che ha una gonnellina no è anche modaiolo Moda io, segue la moda segue la, no, segue eh, la eh, musica. Però ecco, il eh, del Milan no, voleva ma... vedere anche eh, eh, qualche eh, gol, qualche eh, bella eh, sgroppata eh, sulla fascia, eh, qualche eh, dribbling, eh, eccetera. No, no, scusate, scusate, le Giulia, Giulia, cosa, Giulia. Lei, lei che si veste bene, elegante, si vede, una donna con gusto, ha visto eh, la eh, foto eh, di Leao alla Milano Fashion Week. Sì. Ma sembrava uno scappato di casa, uno che viene da un centro sociale, con tutto il rispetto dei centri sociali, anzi, lì, sono più eleganti. Diciamo, può... è la, sua, così, la sua bizzarria. diciamo che ogni tanto bizzarro, scambia, bizzarro, scambia la fascia del campo da, di calcio con la passerella della moto. Con la diciamo, passarella. Intanto, ecco, questa è la risposta. Fa un po' di Vabbè, ma è, un, è un personaggio bizzarro, sì, comunque, però, vabbè, sì, lui, lui esprime la sua personalità, la dovrebbe esprimere, anche la dovrebbe campo, esprimere con, con i gol, che... allora è un'altra domanda va, da farti no, Giulia, sì, eh. ma la figura di Ibrahimovic eh. questo, Mila, in questo minuto che, vacanza, è, che legge, è tornato in vacanza che no. ogni tanto eh, fa delle esternazioni che tutti eh, fanno quello che dice lui. Lui è il capo, i vicini, i gattini, tutti, quelle cose. Esatto, tu, eh. Tutti fanno quello tu che dice. Tu cosa ne pensi, Questa Martino? No, no, no. Io no credo auto. che Ibrahim, Ibrahimovic, nonostante la critica che se, che, che ha ricevuto, le critiche che ha ricevuto per quelle uscite, ha, 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 ha più rispetto da parte mia eh, che in passato perché ha dimostrato di essere più furbo e più intelligente di tutti. Perché ha tirato su di sé l'attenzione e l'ha tolta dalla squadra, che non andava bene. Mm. Per cui quando Ivrammovic parla, non è mai una cosa che. Così uh, insomma, un po' come faceva Rino. È solamente una strategia. È una sua strategia. Un anchione, ci eh. pensa. e Eciamo, guarda, è più intelligente di me e di tante altre persone che lavorano nella comunicazione messi insieme. Sì, Senti, sì, furbo, Martino, e... ovviamente avremo poi occasione di averti ancora il nostro ospite perché sei una persona davvero molto, molto loquace. Insomma, che parla ah, che parla con, eh, <ride> grande, sì. con grande sì. mh, eh, come dire intelligenza di, di calcio. Però tu hai scritto un libro, no, non è, è un'accusa questa, ha fatto un libro molto particolare, dove ti sei immaginato tutta una storia, un film che è, spesso è realtà in una città come Milano. Ce lo racconti, ci dice il titolo del libro sì, e poi sì, ci racconti no. cosa, cosa hai scritto, insomma, cosa, ah, cosa hai immaginato. Certo. Allora, il titolo è Torna a casa tua, sì? um, sottotitolato Storie di, italiani", scusa, Storie di migranti italianizzati. Eh. E, e brevemente, la sinossi è, mi sono immaginato un palazzo a sud di Milano in cui i condomini sono tutti migranti sì. e invece di fare comunità perché, sono a, 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 perché condividono il fatto che vengono tutti da, da, da un altro paese, no? in realtà non vanno d'accordo, si fanno le scarpe e fanno in modo che tutti tornino al proprio paese d'origine. Sì. Però c'è un fatto particolare no? che mi ha raccontato diciamo, in, sì. in privato: c'è cioè, un'assemblea un di condominio dove nasce una specie di parapiglia. Perché è giusto, sì. perché il presidente, come si chiama? La, quello che presiede l'assemblea... Il presidente dell'assemblea... Oh, no? dell Sbaglia col nome sì. di uno degli de, 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 de inquilini, economico. insomma, che era un extra comunitario. Sì, sì. sì. Uh, praticamente sì, nell'appello, quando, quando fanno l'appello sì. per avere il numero legale... Rizzardi, no? sì. Este, Bravo, bravo. Sì, bravo. sì. 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 Funaro, sì. <ride> si si, si, si rivolge al signor Mohammed chiamandolo Mutanded e da vabbè, lì nasce eh, un eh, casino eh, passando si al la sacro profano. Beh. Va bene, allora ripetiamo bene il titolo del libro, Martino. Ovviamente lo potete acquistare ed è una cosa veramente spassosa, piacevole da, da, da leggere. Martino, vai, torna a casa tua. Di migranti italianizzati e noi Bellissimo. ti ringraziamo di essere stato grazie, con noi. Grazie, grazie, grazie voi Pelideri. è stato molto piacevole. Alla prossima, ciao a tutti. Grazie, ciao. grazie, grazie. Grazie, mille. Allora, noi ci fermiamo un attimo leggeremo senz'altro così. Senz no, è veramente molto gradevole. Interessante, cioè, interessante. Proprio lo leggi in un attimo, proprio. Poi sono delle storie anche che, tra l'altro, poi rispecchiano la realtà eh, la, la realtà grazie. di una grande città come Milano. Certo. Ci fermiamo un attimo, poi sarà ancora oltre il novantesimo. novantesimo. Oh Ricchi, bentornati ai nostri telespettatori e siamo tornati in studio con un ospite davvero speciale. Eh sì, perché, oh. perché è un grande campione del Big Soccer. Esatto. Cioè che lui... prevede che il calcio sulla spiaggia. Calcio che è di una spiaggia. fatica incredibile. incredibile. Allora, prima di tutto andiamo a leggere tutti i titoli di questa no, ragazza. Allora, abbiamo solo poco, eh, e, no, cioè, ma... qui, no, no, dobbiamo dire. No, ma facciamo veloce. È un grande campione. È un grande campione. Allora. Campione d'Europa 2023 con la nazionale italiana e uno. Uno. vice campione d'Europa 2024. Duh. Campione del mondo per club eh. 2023 col Napoli e miglior portiere del mondiale. Eh. Argento ai giochi olimpici di Cracovia 2023. Uno scudetto, tre Coppa Italia, tre supercoppe italiane con Catania, calcio a 11. Una vittoria in campionato Serie D, due, di due vittorie in eccellenza e una promozione. Eletto pallone d'oro del calcio siciliano 2018. Eletto più volte miglior portiere della categoria e del girone. Signori e signori, ecco con noi. Ecco Sebastiano Paterniti. Buonasera, Seba. Buonasera, Buonasera, Seba. buonasera, Grazie buonasera a che tutti. Qua con noi. Benvenuto all'Ottawa 90. Ti faccio subito la domanda: ma tutti questi trofei che hai vinto dove li tieni? In, una, in, una, cioè in un castello? Perché <ride> hai vinto tutto. Complimenti davvero. Esatto. Eh, qualcosina si è vinta, eh, diciamo cioè. che lascio le mie coppettine. A casa dei miei, ho capito. Ah, eh, che bravo, Ma capito non ha lasciato che... nulla agli avversari perché è campione del mondo, campione d'Europa, alle Olimpiadi, dobbiamo... cioè, esatto. miglior portiere. Ah, sì, cioè, sì, sì. Malamente... Poi dobbiamo dire che lui anche appartiene alla squadra di San Benedetto San, San Benedetto Beach Soccer. Eh, dunque, insomma, eh, ecco. Tanto sei in, in Spagna, giusto? Perché stai partecipando a un'altra grande eh, manifestazione, un'altra grande competizione, vero Seba? Sì, siamo a Cadiz con la Nazionale Italiana che stiamo preparando la competizione e ci giochiamo l'accesso alla, alla Coppa del Mondo eh. il prossimo anno alle Seychelles. Bellissimo! Quindi ah, abbiamo dieci giorni di partita. Eh sulla spiaggia alle Seychelles. Non Direi non proprio di sì. Senti, ecco, tu hai giocato però anche a calcio sulla... Sull'erba, insomma, certo. ecco. La differenza mi viene subito da chiederti certo, eh, tra bello. giocare su un, su un campo da calcio classico, cioè che sia di erba sintetico, vera di erba. o di, di, di sintetico, sì. oppure sulla spiaggia, su che, che è faticoso perché voglio dire molto no? Anche se tu fai il portiere, però anche per no. i eh. anche perché quando lanciano il polverone davanti a te, secondo me lo fanno anche un po' apposta no? negli occhi. Racondaci, Steva si è molto molto più faticoso. Poi, comunque, sono due sport, due sport diversi. Mm. Per esempio, io qui che faccio il portiere posso fare tanti gol. Eh. Ho fatto anche diversi gol, è molto più semplice. Perché Però diciamo si gioca è come una 35. specie di calcetto: no, cioè sì. puoi uscire dalla rigore e puoi partecipare anche all'azione. Sì, ci sono degli schemi in cui, in cui si libera il portiere al tiro, poi dipende anche dalle capacità tecniche del, del portiere. Mm e diciamo che rispetto al calcio a 11 il portiere ha molte più responsabilità ed è molto più dispendioso eh. diciamo che il calcio a 11 a confronto è una passeggiata a livello energetico parlo eh, sì, eh, immagino. <ride> Senti ma come è andato quest'anno il campionato della San Benedettese Beach Soccer? Eh, bene, abbiamo... ci siamo destreggiati bene in campionato ci siamo qualificate per le fasi finali Scudetto, eh, davanti abbiamo incontrato alle finali, ai quarti di finale, un grande Catania che poi ha vinto lo scudetto um, alla fine. Eh, però è stata una stagione molto positiva. Senti, Seba, invece, quanto è un motivo d'orgoglio indossare la maglia azzurra, no? Eh sì, eh, sono delle emozioni che non ti riesco a spiegare perché. Già solamente il fatto prima della partita di cantare l'inno davanti beh, a tante persone che lo cantano con te oppure ti ti fanno contro, dipende se sei in casa o fuori. È un'emozione sì. che auguro che possano provare tantissime persone perché è unica. Vabbè, ah non è molto facile arrivare a quei livelli lì e cantare l'inno nazionale davanti a tutte queste persone giocando il proprio sport. Però qual è la squadra di Serie A, diciamo italiana che segui, che ti piace, o per cui mm. simpatizzi. Anche? Per cui tifi, insomma, per dai. Tifi. Eh. La tua squadra del cuore, quelle è? Eh. Io sono un simpatizzante Juventino, eh, dai. Ecco. però mi piace tanto il bel calcio. Esatto, cerco di essere super parte. Col Motta diciamo che insomma, Quindi, lui così... vuole giocare bene al calcio. Dunque, questo è sicuramente per voi no, tifosi di... della Juve, una, una, una cosa positiva. Stavo chiedendo, tu stai seguendo il campionato un po' italiano quest'anno di calcio? Sì, 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 ovviamente secondo sì. Secondo te, allora, visto che ti piace il bel calcio, sì, sei simpatizzante, ma tu ami per, soprattutto lo sport. Qual è, secondo te, la squadra che quest'anno merita di vincere lo scudetto? Anche se è presto, però ah, insomma... Ah, È prestissimo, però, però. Diciamo come? a occhio e croce, anche da esperti. Cioè, quello è un, un bel gioco che mi piace guardare le partite del tipo Napoli, per esempio. Eh. Eh sì, secondo me ancora un gradino soprattutto c'è l'Inter, sia come gioco che come organico. Anche se il campionato ogni tanto però... zoppica, eh. Eh, però insomma, diciamo. Sì, sì, sì. Poi bisognerebbe vedere anche nel proseguo della stagione se riesce ad affrontare I due appuntamenti, con eh. la massima forza tutte le competizioni, sia la Champions che, che tutto il resto. Però... Infortuni permettendo. Esatto, però Riccardo, noi abbiamo parlato di cantare l'inno nazionale, a proposito sì. di cantare, dobbiamo dire che Seba <ride> è anche un cantautore, ah, è anche molto capito. bravo, ed in uscita c'è il suo singolo, che... di cui puoi fare esatto, poi faremo eh, vedere anche un'esplosione di Quello poi lo dobbiamo sentire proprio una, una, <ride> eh, un piccolo, sì, sì, un sì, piccolo sì, assaggio. Sì. Eh, come te. Da, da piccolo cantavi? Com'è Com è nata questa passione? Com'è nata Se questa fatto... passione? Cioè a compleanno dei cuginetti sì, sì. eri quello che si alzava in piedi sulla sedia e cominciava a cantare tanti auguri a te, tanti auguri. Com'è nata Ma questa passione? che genere canti? Anche? Ecco, esatto. E, e allora, io faccio un pop. Il pop, vabbè insomma. Eh, mi piace pop un pochettino. La musica pop. Eh, vengo da una scuola cantautoriale. Mi piacciono tanti cantautori. Mm -hmm. però il mio percorso adesso si sta sviluppando verso una strada pop. Eh, tramite adesso lavoro con dei produttori, con un manager e sto cercando di fare le cose con Bene. Uh, Bene. in maniera più possibile. come professionista come eh, tuo stile. Sì, sì. Esatto. E cosa racconta, sì, la... Sì, sì. Cosa racconta allora, la tua canzone? Il titolo canzone? della canzone del singolo è Lascia, Lascia. Mm. no, Fidati di me si chiama ah, Fidati ah, di, di me. me. <ride> Vabbè. Ok, fidati di me. Sì. Sottotitolo lascia sì. che va sempre bene. No. Allora, possiamo metterlo Ma ti capita di canticchiarla uh, ai tuoi compagni di squadra, lì nazionale magari, no, per caricarli, eh? Uh, no, ogni tanto qualcuno esce con qualche pezzo di qualche canzone che è già uscita mia. Ah, sì, eh, di... eh, niente. Eh, sì, si scherza. Invece di di ascoltarci la tua canzone nel, nel video che poi magari non poi mandiamo in onda. Ce la fai a cappella, eh, al volo, no? Eh, ma caffè. Dai, no, non so come si sente. No, lo no, ah, siete bene, poi perfetto, poi tu vai. Tu dici tu, mi hai preso in giro, però se non io ti sento. Il ritornello te, fa. No. io ti lascio, quindi e ci sta tutto. L'ho detto, tutto, tutto si collega, tutto si collega. Vai, vai, vai. Pe, ah, ah. ah, ah. Fidati di me bravo fidati di me, bravo, se, no, se no ti lascio, ritorno no, in cuffia no, che la permette se no ti lascio visto che... o, o ti mollo. Che... Senti, Comunque, volevo... Adesso dopo ne sentiamo anche un pezzo. No, dopo lo sentiamo corante, esatto da, dalla, dalla clip che ci hai mandato, oh. dal videoclip. Sì. Senti, volevo dire una cosa: la Juventus viene spesso accusata di segnare poco. No? Ha fatto 3-0-0 consecutivi, oh. poi con quel Genoa si è sbloccato, Ne ha fatti 3, Vigor, eccetera. Ma nel Big Soccer, lo 0-0 penso che non, non si veda si mai, vista, no. no. O è successo? È eh? eh, molto difficile. Eh. Eh, anche perché è uno sport molto spettacolare. Mm. Eh, si vedono sempre rovesciate sì. colpi di fino, portieri che segnano grandi parate, grandi azioni. La partita che finisce 0-0, io non me lo ricordo. Eh. <ride> visto esatto. Hai ragione. E io... eh no, perché effettivamente cioè, no, cioè, poi ci sono dai. questi rovesciamenti di, di, di campo continui, esatto. no? Perché la palla corre velocissima. Esatto. Poi immagino anche sospinti da, dal pubblico che è lì addosso perché sì, sì, tutti sì. in costume tutto. a 50 gradi poi. Mamma mia! Eh, no, no, tanto tanto loro mettere anche questi loro giocano sia col freddo che col caldo, perché eh, cioè, eh, si eh, vanno sì. a cercare località dove ovviamente le temperature sono abbastanza miti, però sai comunque. Eh, beh, comunque. Eh, non, non, sì, sì. A San Benedetto hanno giocato con 50 gradi. Eh, esatto, stare. cioè deve essere una cosa, eh? dico mezzogiorno e mezzo, ma 50 gradi alle 5 del pomeriggio te li raccomando, insomma. Eh, Va bene, sì, è capitato anche che giocassimo a mezzogiorno, qualche eh, volta. Mamma mia, certo. vabbè, <ride> gli, 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 gli <ride> Bisogna avere il fisico. Senti, ma eh. chi vince lo scudetto in Serie A? Sincero, mi auguro qualcuno che non sia l'Inter. Oh, eh, sì, vabbè, giustamente. Lui non vuole dirlo, ma... Non siamo... per altro. Perché il gestore se se vince sempre l'Inter. Si vede ecco. che l'Inter è superiore in questo momento. Sì. Vabbè, in questo sì, momento, però per sono magari sono creare sono un campionato lungo, più avvincente e... può fare bene al calcio. Eh, infatti, l'importante è che ci sia che, che ci possa assistere a un bel campionato. Perché pensate, la, dai 13 punti del Napoli che è in testa alla classifica da solo, sino agli 8 del Como per dire, eh. ci sono 5 punti, ma c'è mezza Serie A. Esatto. In 5 punti, c'è mezza Serie A. Non dico che anche il Como possa vincere lo scudetto, però sono tutte lì: sono tutte a distanza, esatto. una, a fianco, una uh, sopra l'altra, davanti all'altra. Insomma, può veramente succedere di tutto in questo momento. Il Napoli eh. è in testa, meritatamente, e sta eh. facendo le cose migliori, però esatto. è un campionato apertissimo: sì, sia per lo, lo scudetto che per vedere. la Champions, che per l'Europa League e anche per la zona calda, per la retrocessione. Esatto. Seba, grazie. grazie mille, Seba, naturalmente in bocca al lupo per le qualificazioni. Grazie mille a voi per l'ospitata. Eh, e... Io adesso vado a letto che dobbiamo preparare cioè, eh, eh, sì, eh, delle partite. Ah, e sì. noi invece ci sentiamo un pezzo del brano. Assolutamente, ce lo gustiamo e poi ci vediamo subito dopo. Con oltre il novantesimo. Rimanete qui, lasciando andare chi trattiene le tue dotinate. Di femminilità. Ah, di. Allora, di nuovo in diretta sì, con oltre il sì. novantesimo, io me la sono presa a mi sono seduto perché... Eh, stai adesso comodo, Eric, perché questo è il tuo momento. Un'amica, <ride> un'amica un perché la voglio definire così, sì. perché spesso ci viene a trovare qua esatto. oltre il novantesimo dal suo bellissimo locale sì. a Roma, Atlantide, oh. abbiamo Jessica Rizzo. Buonasera Jessica. Ciao Jessica, buonasera infatti sono qua al mondo di Atlantide, se eh, sentite esatto, le Atlantis. Voci, il voci sono i soci che stanno entrando. Va bene, diamo, diamo il benvenuto anche a, a loro. Io, sì. Benvenuti all'Atlantide. Bene, che bello. Bene, daremo il allora, benvenuto. E stasera Jessica sì. che, che cosa in, diciamo in serbo? Anche per perché appunto serata. spesso nel vostro locale, insomma, ci sono de delle feste a tema ma delle eh serate certo. a tema sì. che sono molto molto particolari. Questa sera, ad esempio, cos'è? Allora, serata libera? Allora questa sera abbiamo la serata tantra, quindi ah. chi vuole fare il massaggio massaggio tantra no, come Roma, ma, vabbè. Ma, ma non potete farlo anche domani che parto subito per Roma no no solo stasera no tutti i martedì ci dobbiamo ah, vedere il, il prossima martedì non allora ti va male Righi, eh, eh, non posso, perché, ecco sei in va. cosa consiste questa serata tantra cioè il massaggio però ovviamente c'è tutto dietro una preparazione chiaramente è fatto da professionisti sì. no certo, certo. certo. certo allora ci cattivo. sono dei professionisti che spiegano com'è il massaggio tantra sì. E poi ci sono, diciamo, gli allievi oppure le persone che vogliono eh, imparare eh, questo ah, tipo di massaggio, che è un massaggio sensuale, mh. corpo a corpo, okay. dove l'eccitazione sale piano piano. Però, e, e quindi ci sono i professionisti che spiegano. Come fare il massaggio tantra? Bellissimo. Dove... Righi, sì. allora posso, posso chiedere, ma ovviamente lo chiedo per un amico, io so tutto. Come no? Quale parte del corpo si massaggia, Jessica, in corpo. particolare? Tutto il corpo. Tutto, tutto so. il corpo. Tutto che tutto l l Hai visto? So. Io c'ho mica tutto ah, il corpo. Okay. Tutto il corpo, meglio tutto così. così. Bene, me a me ce n'è da passaggiare. Nulla, non si tralascia nulla, oh, tutto bello, il corpo. Bello, be Ma eh. con un olio, Jessica, anche si usano oli particolari, profumati? Sì, anche gli oli particolari, delle candele profumate. Mm -hmm. Sì, sì, è, è tutta un'atmosfera molto, molto è... eccitante. È un, una preparazione, tipo un preliminare. Mm -hmm. Mm -hmm dovrebbero farlo anche prima di fare le partite di calcio allora sì, questa sì, cosa sì. anche io che ho un po' una punta di altrosi oh, no, mi farebbe Jessica. bene sa. no, eh, ecco, sarebbe bello portare questa, eh, esatto. questa tecnica, il massaggio tantra anche nel mondo del calcio okay? so, magari chiaramente non tra, tra, tra anche tra calciatori uomini però insomma eh, magari, Però ecco, il massaggio tantra è rilassante no? ti fa esatto. eh, rendere poi al 100% dopo, dopo la partita perché se si rilassano Giusto. troppo eh, esatto. poi Jessica, non riescono raccolto. a eh, beh, beh. Quindi il massaggio tantra dopo ah, la partita, già. come <ride> premio, allora si può. Fare il massaggio. Allora, Jessica, qualche calciatore il massaggio tantrico se l'è venuta a fare nel tuo locale. Eh, senza tu fare sempre, la, tu, tu Vabbè, sempre devi perificare so, il so, naso. Io sono curiosa, eh. ma però senza fare nomi. Sì, certo. No, c'è ecco, qualche calciatore che si è fatto fare un massaggio tantra, tantrico. <ride> insomma. Tantrico, tantrico. Certo, ma c'è un po' di tutto, anche i calciatori. Di tutti i tipi, sì sì, sì anche i calciatori è faticante, capisci? Dopo una partita calcio, intensa, magari finite supplementari con i calci di rigore. Uno va ad Atlantis, e oh, lì, è vabbè, è lì va bene. Che meraviglia. Beh, ma anche per ah. le donne, però, no, Jessica? Anche le donne sì. hanno il massaggiatore. C'è il massaggiatore can... per le donne e la massaggiatrice per gli uomini. Ah, allora, beh. Ricky, ci andiamo a fare un viaggetto anche Assolutamente, noi. Assolutamente. Devo andare a Roma fra sei... qualche giorno, passo di sé a fare un giretto. Va bene, allora io ti voglio fare Senti... una domanda a Jessica, sì, vai, però, vai, vai. Ricky, perché lo sai che noi abbiamo sempre, nelle nostre puntate, anche negli anni precedenti, parlato di questo filo conduttore fra sesso e calcio, Jessica. Allora la domanda sorge spontanea. In una mucchiata discreta, cosa fa il quarto uomo? Eh, sì. Così. <ride> Così. È una curiosità che si vuole togliere. Eh, no, una donna aspetta, eh. Uno, due, tre, quattro. Cinque uomini può andare per sì. una donna. Eh. Si può definire discreta? Sì, discre si può definire discreta. No, io discre ho parlato di ammucchiata discreta perché, non so, fino a 4 pensavo io... Non ecco, mi le pensavo... No, esatto. fino a cinque no, 4... vanno bene. Poi il sesto eh, aspetta o guarda eh, e sì. si... Eh, eh. si sì, dopo cinque 5 diventa un po' folla, calca, eh, diciamo. Eh, dopo eh, diventa proprio... Devi fare la fila, insomma dopo c'è una mucchiata generale. Eh, no, no, ecco. <ride> Beh, io ne ho fatti con 80 attori, io da sola. Quindi, eh, diciamo... Eh, eh, è mio stato mio un, mio bel mio avuto un bel da fare. Eh, eh, eh. eh. eh, no, eh. Un giorno intero sono stata dalla mattina alla sera, poi per tre giorni non volevo vedere neanche un uomo. Vabbè, ah, immagino è come uno che fa una scorpacciata e poi dice: Basta. Sono esatto. Uno che si mangia tre vasette di Nutella, poi basta. poi dice: Basta no, no, se no, non se ne può ne più. più della Nutella. Senti Jessica. Ma oh. ovviamente con i dovuti, senza fare nomi di persone mettendo i VIP quello che vuoi tu. Insomma, una certa censura c'è un episodio simpatico curioso che ti, ti ricordi in tanti anni di apertura del tuo locale lì a Roma simpatico oh, vietti, curioso vietti. ecco non, non, non proprio piccante o comunque ecco osè allora guarda noi ogni tre mesi facciamo il mega sexy sunday sì. dove facciamo provini agli aspiranti porno attori no? ah. che ah. a volte capitano eh, che ci sono persone che vogliono fare i pornatori, ma però io non riesco a trovare nulla quindi <ride> ah. mi domando come è possibile che queste persone hanno il coraggio di venire a dire che vogliono fare i eh, eh, Ci vogliono anche gli attributi eh, è è, sul paginone cosa metti eh, np non pervenuto cosa metti? Eh, sì. non so <ride> E niente ah, alla fine glielo diciamo, eh, guarda, non, esatto. non hai le, le, gli attributi giusti le per poter in, prendere in te, questa carriera, insomma, eh, non, non, forse cose... non hanno gli specchi a casa, lo toglio Scusa Jessica, bisogna anche dire le cose come stanno: giusto, uno giusto. si deve rendere conto che eh, lì, manca diciamo il, che materiale. il materiale. Per fare il pornotore manca. non è proprio necessario saper recitare no, perché non c'è un copione. No, no. Perché voglio dire, però no. devi avere... però, insomma, eh, eh, è sì durò, eh, eh, esatto è eh, certo. esatto non c'è bisogno che fai già eh, quella e è la roma. cosa più importante <ride> infatti sì. Vabbè, è insomma, questa certo. è una delle tante cose curiose che succedono all'interno certo. di un locale appunto come quello di Jessica Rizzo l'Atlantic di, eh, di, eh, di Roma insomma eh, sì. Ma ogni sera abbiamo una serata a tema eh. quindi ah. eh, sul sito ci sono tutte le serate del mondo di Atlantis ah, quindi okay. basta andare a sbirciare sì, certo. quindi ecco quando poi... siete liberi voi per potermi venire a a trovare eh, adesso ci dobbiamo adesso trovare ci un attimo Jessica. di tempo che tra l'altro <ride> ecco, voglio dire cioè andare in un locale eh, un privé non è un peccato voglio no, dire spesso no, è anche eh, come dire con una... Ma, ma poi si fanno anche delle conoscenze. Ma cioè, eh, dica cioè, uno dei deve... fa chissà cosa. cosa Andate ecco, là, tranquillo, rilassarsi Certo, non, non dovete andare col maglione a dolce vita e il, 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 il cappotto <ride> e co con gli stivaloni, diciamo. Bisogna, bisogna essere agio, ecco, eh, un po' liberi. Eh, ecco, per liberi questo... Ma sai che le persone all'inizio entrano quasi con il burca, no? Eh. Sì. Soprattutto le donne, <ride> tutte un po' no. Gli uomini no, gli uomini non hanno problemi. Però eh. la donna, eh, sai, ha paura di essere giudicata. Questa volta che entrano nel privé, mm. non vogliono più andare via, ci vuole il carro attrezzi per portarle via le donne. <ride> esatto. Perché, perché poi, trovano un clima divertente certo. e poi sono loro che decidono quello che fare, per cui sono loro le protagoniste. Tanto certo. perché penso che ci voglia insomma, anche in questo caso un po' la, no? certo. eh, no, eh, la, ironia, molto, la giusta ironia, no? Prendere la cosa molto... Cioè non da uno che va lì che... Oh, Capito, eh. ma che ci sia anche un attimino di, di, di gioco, di divertimento, cioè, complicità è no? Bella, perché spesso escezioni. poi vanno coppie, si incontrano coppie ah, con eh. altre coppie. Ecco, tutto questo insomma fa parte del mondo di Atlantico. Oh, ecco, sì. Parliamo un po' di un calcio. Mondo, Ti tutto faccio... da Forse l'avevano già chiesto, Jessica. Ma tifi qualche squadra, essendo lì a Roma, essendo romana, <ride> la, che, Roma. Che la Roma? Io non tifo per nessuno perché non, non seguo il calcio. Mi dispiace per voi, ah, ma eh, io non seguo il calcio. però... E ben volentieri quando vengono i calciatori mi fa molto piacere. Eh. Poi me lo dicono loro che sono calciatori perché io non li riconosco. <ride> non ne li riconosci neanche. Grande Jessica, eh, però tiene vivo un po' anche i calciatori, li rilassi, li fai anche lei. So, e fai fa il Assaggio tanto. Poi, non non tante, so, tante. Sì, poi siamo vicino Diciamo a Roma proprio. Formello dove si allenano penso la Lazio, la Lazio mi pare sì, che sì, si sì, allena sì, sì, a Formello sì, quindi la noi siamo a 5-10 eh. minuti da là <ride> sì. la Lazio che sta andando bene in campionato chissà mai, ecco, qualche eh, chi mai che sia proprio questo, lì, questo il segreto che sia proprio questo il segreto eh. cioè di... Eh, Rilassarsi dopo una Vabbè, partita. Ma, svegliamo gli altarini della Lazio, no, per no, favore. No. Non Infatti non, da... non facciamo né nomi né no. nei colori delle squadre. No, no, no. Diciamo <ride> che insomma c'è questa possibilità di rilassarsi andando a trovare esatto. Jessica, che tra l'altro è una persona squisita. Sp esatto. Spesso insomma, ci accoglie nel suo locale eh, parlandoci di, di queste cose che esatto. sono abbastanza insomma, come dire, comuni. Ormai se, esatto. si sente parlare sempre sì. più spesso di questi locali che esatto. diventano anche dei luoghi di. Di, 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 di aggregazione di conoscenza, eccetera, eccetera, certo, certo. va bene. Jessica, noi... no? sì. Prego. è una discoteca dove poi ci sono le stanze. È una normale discoteca dove ci sono le stanze. Poi, se le persone si piacciono, si possono appartare. Esatto, poi Nessuno qua. obbliga Però a fare nessuna cosa. Certo. Cioè, è una discoteca certo. dove uno va a ballare, va a divertirsi, a cantare la musica, a bere qualcosa e poi e liberamente sceglie di andare in una certo. delle stanze del privé, ma se no nessuno ti bravissimo, obbliga Bravissimo, bravissimo, va bene. Ma non sai dove vai a finire. Questa la tagliamo, questa però va bene. No, siamo in diretta. Va bene, Jessica. Ti ringraziamo grazie, davvero. Buona Jessica, serata ciao. e veramente buon lavoro. Veniamo esatto. presto a trovarti. Va grazie, bene? Jessica. Un allora, un bacio a voi e un bacio a tutti i calciatori. Eh, eh, grazie. Eh, bravo, grazie, Jessica, la calciatori. grazie Grazie da parte anche dei calciatori. Grazie Allora, ciao. noi torniamoci ciao. un attimo, ciao, perché abbiamo proprio ciao. un pizzico di pubblicità, e poi torniamo ancora con oltre il novantesimo altri ospiti per parlare ancora di. Di calcio, insomma, da A alla C con uno sguardo anche sulla D, Tutto questo è oltre il novantesimo. Allora, siamo a metà della nostra trasmissione di questa sera, di questo mercoledì sera, anche di giovedì, perché qualcuno manda in questo programma anche giovedì sera, insomma, eh, il nostro Oltre il Novantesimo adesso eh, vi, vi regala un ospite particolare, Sossio Aruta. Eh, buonasera e benvenuto Oltre il Novantesimo. Ciao, buonasera Sossio. Ciao a buonasera. buonasera. E allora, tu hai insomma, un bel curriculum perché certo. hai partecipato a Uomini e Donne, Nonne. ma non solo... Sei nel calcio. Sei stato un ex calciatore, ex calciatore e sei anche allenatore. allenatore. allenatore in insomma... che squadra so se sei allenatore? Eh. Adesso alleno il 2011 l'Accademy Juve Stabia Ah, no. Ah. Juve Stabia che face... sta facendo eh. molto bene nel campionato esatto. di Serie B. Eh, è stata anche in sì. testa la classifica le prime giornate, no? Sì, eh, domenica, sabato, medio ha battuto. No, domenica la, la capolista, il Pisa. Sì. Eh sì, sta facendo un buon inizio di campionato. Ecco: la... è la salvezza, però non si sa mai, esatto. senti, esatto. La, la, la prima squadra. È, voi la prendete come esempio? Voi allenatori delle squadre giovanili. Cioè, avete lo stesso sistema di gioco oppure ai, ai tuoi ragazzi dice: Guardate, dite. Eh, di, di, tu dici guardate come gioca la prima squadra. Prendete esempio da questi calciatori che per loro sono un po' una specie di, di, di mito, certo. di esempio, no? da seguire. Beh, nel mio caso noi siamo una scuola calcio, quindi non esiste la prima squadra, quindi porto avanti prettamente le mie idee e metto a disposizione dei ragazzi tutta la mia esperienza e il mio bagaglio calcistico che mi ha permesso di arrivare a certi livelli. Quindi insegno quello che mi è stato insegnato a me che mi ha permesso di arrivare. Eh, in serie B e in tante categorie importanti ecco. però non abbiamo una prima squadra no non... no ma io intendevo la prima squadra della Juve Stabia quella che gioca in serie B Cioè, spesso magari i tuoi ragazzi i giovani calciatori hanno come un esempio da seguire i giocatori, quelli che sono in serie B la Juve Stabia che gioca in serie B cioè c'è lo stesso sistema di gioco c'è come dire c'è connessione tra, tra il settore giovanile e la prima squadra che gioca in serie B Beh, diciamo sì che uh, più che altro è la, la primavera o la Juniores che sì. segue uh -huh. uh, gli schemi, sì, del, della prima squadra, perché uh, diciamo sì che a volte viene imposto perché uh, il passaggio successivo dalla primavera o la Juniores è in prima squadra. Quindi tante volte il, il Mister fa in modo che i giocatori i ragazzi... Siano già pronti per un'eventuale chiamata in prima squadra. Ma non tutti, però, è eh. vero. Eh, sì. sì. Sono Se... gli allenatori che invece fanno, portano avanti le proprie idee, fregandosi di quello che, che invece fa il mister della prima squadra. Poi dipende sempre dalla, dalla mentalità e certo. dal, dall'unione me, dall che c'è tra il mister della primavera e quello della prima squadra. E invece, ad esempio, nel campionato di Serie A, come lo vedi questo campionato? Qual è la squadra, a parte l'Inter, che vabbè, sappiamo tutti che è un po' sopra le altre, sempre però adesso, altre squadre che possono dare del filo da torcere? All'Inter mi sembra un campionato molto combattuto, no? Beh. Socio, allora sì, diciamo che adesso anche i bomber finalmente si sono svegliati come Vlaovic e... e Martinez, però credo, ma non perché sono napoletano. Ma credo che Napoli può essere la squadra quest'anno che può raggiungere l'obiettivo per un semplice fatto che non partecipando a nessuna competizione eh, è più avvantaggiata perché sappiamo benissimo che ci sono tante settimane come questa dove eh, tante squadre italiane sono impegnate anche nelle Coppe Europee. E si sprecano tantissime energie, eh, sì. si va incontro anche a tantissimi infortuni, c'è il turnover, eh, sì, sì, tutto sì, questo destabilizza sì, 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 un po', comunque, eh, le idee di qualsiasi allenatore. E, mentre invece Conte ha questa fortuna nella sfortuna, perché non partecipare per Napoli è una grossa perdita, sì. però quest'anno può dedicarsi totalmente a. Un, solo obiettivo che è quello dello scudetto. Quindi Conte è il condottiero giusto per questo Napoli diciamo per cercare di riprendersi anche questo campionato questa vittoria. Ma sicuramente Conte è un grande allenatore è stato un grande giocatore non è partito poi benissimo però. Vabbè ma la prima partita ci prima sta dai. Partita. Era ancora il mese d'agosto, era ancora in rodaggio questo Napoli. E tanto un dato, un dato che può essere anche scalavanzia, Conte è forse l'unico allenatore, uno dei pochi allenatori, che vince al primo anno. È successo alla Juventus, è successo al Chelsea non è successo all'Inter, non ha vinto il primo anno ha vinto il secondo, però ecco spesso un allenatore che appena arriva eh, vince qualcosa e questo sicuramente è, speriamo sia di buon auspicio per i tifosi del Napoli. Senti anche tu sei d'accordo che forse si gioca un po' troppo? Uh, beh ma purtroppo è il calcio è business quindi sì. il problema di giocare troppo è perché eh, ci sono tantissimi soldi eh, in, eh, certo, che girano anche eh. il fatto che questa serie A... ai miei tempi la serie A era bellissima perché si giocava tutti la domenica allo stesso orario eh, sì. oggi invece si parte dal venerdì e si finisce il lunedì eh, non... il famoso campionato spezzatino eh, eh. sì no ma è una roba Fuori da normale, molto triste questa cosa. Però purtroppo ci sono tanti interessi, ci sono gli sponsor, c'è la televisione, ci sono eh, Sky, Dazzon, eh sì, è tutto sì. un magna magna. Quindi, eh, purtroppo, eh, alla fine, chi ci rimette sono le società che ci rimettono, in, diciamo così, eh, per dire perché, alla fine, anche le società hanno un ritorno economico per fare tutto questo. Però ormai il calcio è cambiato e bisogna adeguarsi. adeguarsi bene, Ma sì. a me non piace assolutamente, anche perché è falsato. Perché um, arrivare fino alla fine dove una squadra deve giocare il venerdì, l'altro lunedì, almeno le ultime giornate dovrebbero far sì che tutte le squadre giocassero allo stesso orario. Certo, cioè. ecco. Poi diciamo che questo campionato, adesso il calcio di oggi, è cambiato anche da un punto di vista emozionale. Perché non ci sono più i totti, cioè le bandiere proprio che amano e veramente giocano per quella squadra tutta la loro carriera. Adesso sono un po' banderuole al vento. Chi meglio paga la vado o oh no? Anche questo è, è, è importante pure per i giovani che crescono. No? Purtroppo, questi nomi che tu hai appena pronunciato, ne mm -hmm. aggiungo anche altri, cioè, Del Piero, <ride> Pensati... Zanetti. Il... Sì. Sì. Non ci saranno più. È la dimostrazione che purtroppo a livello internazionale, cioè l'Italia, facciamo spesso delle brutte figure perché appunto non abbiamo più dei grossi campioni. Eh, eh, per sì. quanto riguarda il discorso economico, eh, da quando sono arrivati eh, i cinesi, gli arabi, eh. i sceicchi, adesso gli americani, gli americani gli americani giustamente eh, non si guarda più alla maglia ma si guarda al soldo sì. più, si, si, più se ne ha più eh, bisogna guadagnarli e quindi tutti quanti vanno a giocare in dei campionati dove non c'è un verso ma alla fine però si portano a casa però c'è il, il soldo senti Sossio non ti è mai capitato di fare una scelta di cuore cioè rinunciare a dei soldi Pur rimanere nella squadra che in quel momento tu sentivi tua, che magari non è necessariamente la squadra della, della, della tua città, della tua regione, ecco, di, di fare una scelta di cuore, di una scelta, di una scelta verso la, 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 la maglia, verso la bandiera che, che rappresenti. Allora, sicuramente. Eh, su tutti è stato Francesco Dotti perché. No, ma dico a è... te personalmente a te personalmente. Eh? Ah, me... nella tua carriera di calciatore di fare una scelta di cuore cioè di dire non mi interessa di prendere più soldi da, da, da un'altra squadra ma voglio rimanere qui perché voglio, voglio giocare per questa, per questa squadra indossare questa maglia la, il famoso attaccamento alla maglia ma guarda io sono stato attaccato a tantissime maglie mm. ma purtroppo tutte le volte che ho cambiato squadra non perché l'ho voluto voluto sì. io perché o per un motivo o per l'altro fra litigate, incomprensioni, casini vari, sono sempre, sempre stato costretto a cambiare squadra eh, in beh, città. Insomma. Tuo malgrado eh, diciamo, ecco. No, eh, se mi fosse capitato una squadra eh, da restare a vita lo avrei fatto, ma sono stato uno zingaro alla, alla Ibrahimovic ho girato tantissime squadre però ti dico la verità ehm, è stato comunque emozionante perché io mi sono, eh, ho vissuto tante realtà, mi sono rapportato con tante persone di tante regioni diverse, tante mentalità sì. e quindi mi è piaciuto perché ho anche girato l'Italia e quindi vivendo in tantissime città ho, mi sono anche sì. eh, arricchito culturalmente. Esatto. E poi magari appunto queste, queste esperienze ti, ti servono adesso nel tuo nel tuo nuovo ruolo, nuovo da qualche tempo, ruolo di allenatore. Ecco quanto è importante, quanto è gratificante insegnare calcio ai giovanissimi. Si parla di un'academy, dunque parliamo di, ragazzi, di ragazzini davvero sì, ecco, giovane, ai primi calci. Sì. Eh, quanto è gratificante poter dare qualcosa a loro, insegnare il gioco del calcio? Allora, personalmente devo dire che mi diverte tantissimo perché eh, appunto avendo giocato tantissimi anni... Ho avuto tantissimi allenatori e ognuno mi ha insegnato qualcosa. Quindi ho sulla schiena questo borsone pieno di esperienze, pieno di consigli, sia a livello personale che a livello calcistico. E quindi mi piace tantissimo mettere a disposizione tutto quello che mi hanno insegnato e cercare di arrivare poi. In futuro a vedere che qualcuno è arrivato, uh, mi piace proprio trasmettere tutti i trucchi del mestiere perché ci sono anche tanti trucchi nel calcio. Non è tutto, diciamo così, uh, lineare. Bisogna anche essere furbi, bisogna eh sì. anche essere scaltri. È vero, e vero. quindi va insieme a a queste ragazze perché non bisogna solo raccontare le favole che esistono. Uh, l'angioletto buono che Beh. è tutto perfetto sì. no, esatto. il calcio non è così nel calcio ci sono anche tantissime bestie, animali, è una giungla piena di, di trappole invece non dobbiamo insegnare solo le cose buone perché altrimenti li sì. prendiamo in giro, esatto. invece già da piccoli devono sapere tante cose come funziona il calcio eh, altrimenti ti mangiano esatto Senti, Sos, nel valzer delle panchine di questa stagione, che no? c'è stato tutto un rimescolamento: Palladino, Tiago Motta, De Rossi, insomma, più ne Chi è, secondo te, l'allenatore diciamo più giovane della nuova generazione, che secondo te è più bravo, più in gamba, che riesce a dare personalità alla, alla squadra insomma, che sta allenando? Allora. Personalmente eh, mi ha fatto molto piacere l'acquisto di, di Tiago Motta, sì, perché ha portato Bologna eh, in Champions League. Dopo 60, anni. Dopo 60 anni. Eh, eh, credo che abbia fatto un'impresa e credo che abbia meritato questo salto di qualità. È normale che è un, diciamo così. È una sfida uh, molto bella perché ora uh, deve dimostrare che merita questa grande piazza. Non è facile perché uh, pronti via non è facile, bisogna comunque tagli del tempo. Però lui si è guadagnato questa promozione in una squadra, in un club molto importante come il Milan. È un altro che mi ha fatto molto piacere, anche se mi è dispiaciuto. Delle sono dell di De Rossi, e Juric sulla panchina di Roma perché questo è un allenatore che ha sempre fatto bene nelle piccole piazze. Ora eh, anche lui ha una chance importantissima. E per il momento ha fatto due partite, se non erro, sei punti. Senti, eh, Sosio, dobbiamo ancora qualche minuto. Del campionato di Serie B, tu hai detto appunto lo scorso turno del campionato domenica la, la Juve Stabia, squadra di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, ha battuto la capolista Pisa, un campionato, quello che ha detto, che veramente non ti lascia respiro. La Cremonese che sembrava la squadra del momento e stava venendo su, ha perso invece a Brescia nel derby eh, del lunedì sera. Un campionato davvero aperto ad ogni, ad ogni risultato. Sì, io ho avuto la fortuna di uh, giocarci in questo campionato ed è uno dei pochi dove non puoi fare nessun uh, uh, diciamo così, uh, calcolo. Sì, nessun calcolo. È un campionato difficilissimo. Uh, è vero, la maggior parte delle volte le squadre che partano uh, avvantaggiate con il pronostico delle favorite puntualmente steccano e devono addirittura lottare per retrocedere. E Viceversa, e poi ogni anno c'è sempre una rivelazione, eh, come l'anno scorso: nessuno si aspettava che il eh, Como. Ba basti pensare, socio, alla Sandoria che è stata costruita per vincere, ha preso due grandi attaccanti come Coda e Tutino, e invece si trova nelle posizioni basse della classifica. Davvero, non c'è nulla da di scontato, esatto. come dicevi tu, nel campionato. Sì, ha se detto Serebino a fatti che è lunghissima, oh. cioè, è un campionato che non vince, non vince mai. E poi è veramente dura e tutto un altro calcio. E poi ti ripeto, la maggior parte delle squadre che partono come favorite eh, devono mh, sempre fare i conti con una realtà molto diversa. E come dicevi tu, ecco la Sandoria è una di quelle che purtroppo farà molta fatica a ritornare in Serie A, anche se io lo, me lo auguro perché è una grande piazza. Ah, sì, poi però... magari esce ah, fuori. La Juve stappia di turno eh, e si trova in Serie A, come è successo al Como, come è successo tantissime volte ad altre squadre, come Chio Verona, Monza. Certo. Eh, però è un cambiamento molto avvincente, molto bello. Senti, Giulio deve farti una domanda un po' piccante. No, vabbè, a parte, no, gang, diciamo, a parte il calcio, tutta la tua esperienza nel calcio, ma raccontaci un po' della tua esperienza uomini e donne. Eh, so, hai capito? Eh. È una chicca, dai. Cosa facevi? Parte, la, la, la preda, cosa facevi? Il corteggiatore. Il corteggiatore, corteggiatore che cosa? Com'è la tua esperienza uomini e donne? Uno dei programmi, uno dei programmi forse il programma più visto dalla televisione italiana. Ah, sì, sì. Allora, beh, io mi sono divertito tantissimo. Ci sono rimasto quasi cinque anni. Eh, non è facile, però, come esperienza è stata eh, per me positiva perché eh, all'inizio avevo bisogno di autostima, l'ho trovata, e poi dopo cinque anni, eh, diciamo così, che sono andato via perché. Eh, Adesso dico avevo perché ormai sono singolo da nove mesi. Avevo ah. trovato la persona giusta tra cui, ed da cui è nata anche una bambina. Sì, mm. Quindi eh, lo dico perché molti pensano che sia tutto falso costruire. Invece no, eh. allora devi tornare a nato. uomini e donne, devi tornare Insomma, eh no, cioè, a tempo perso. Allenare, i suoi no, ragazzi. È un impegno molto più importante quello di insegnare calcio ai, ai ragazzini giovanissimi. Cioè, da dieci giorni compie cinque anni ah, è bellissima, eh, poi tra l'altro è bellissima è la mia, mia esperienza eh, è la cosa più importante che porto via da queste esperienze come si chiama la bimba, socio? Si chiama come mia madre, Bianca. Bianca, oh, no, che, che bel nome, che, bello, dolce, bello, che nome dolce. Bello, bello, allora, bello. non ci vuoi dire che vincerà lo scudetto, però ci, ci sembra di capire insomma, che le tue simpatie sono tutte ovviamente per il Napoli e esatto. mettiamo il Napoli in questo momento un gradino sopra tutte le altre, eh, perché esatto. poi, poi veramente sarà una lotta da qui alla fine di maggio, ogni domenica davvero una battaglia, perché come dicevamo prima in 5 punti 13 del Napoli 8 del Como, ci sta una marea di squadre esatto. e tutte possono davvero vincere lo qualificarsi alle Champions all'Europa, può, può veramente succedere di tutto ti facciamo fatto tanti di bocca al lupo questo. per la tua carriera di allenatore e davvero complimenti per quello che fai per i, per i bimbi certo, che si avvicinano a questo certo. sport che è importante. meraviglioso certo, ciao Sossi un abbraccio naturalmente, grazie di eh, eh, essere stato con noi grazie ciao, grazie ciao, a Sossi Oh. Ci fremo un attimo, Publicità. abbiamo l'ultima mezz'oretta oh, oh, oh. scoppiettante perché poi parleremo anche del campionato di Serie C, ma anche come sempre un piccolo sguardo a quello di Serie D dove siamo particolarmente affezionati perché insomma l'anno scorso l'abbiamo seguito davvero eh, molto, in modo di, di molto, molto importante per, esatto. tutto, per tutta la stagione. Tra poco. E allora siamo entrati nell'ultima mezz'ora, amici che siete alla visione di, no, di, tanti, tanti. di oltre il 90, abbiamo un personaggio che si era un po' eclissato, eh? non stava tanto bene, insomma, una brutta influenza, ah, eh? Cioè, eh? adesso però si è ripreso alla grande, ci parla dal suo paesello in provincia di Potenza oh, abbiamo questo. Vito Troiano Ciao, buonasera Vito buonasera, buonasera Riccardo buonasera Giulia che bello vederti eh, che è bello è vedere, vedere anche te porta, perché sei eh. sempre una persona squisita disponibilissima. ti sei ripreso? Sempre in splendida forma la nostra giunta. Sì, sì, mi sono ripreso. Per la verità ha chiesto collegato. come stavi tu, non c'è bisogno che fai casca morto pure <ride> Però tu No, no, perché gli volevo dire che sennò no può andare per riprendersi totalmente da Jessica Rizzo ecco, a fare il Tantrici pare oh, che questi massaggi sì, tantrici sì. abbiano degli effetti miracolosi. Esatto, ecco. non con la terza. capito? Sì, sì. Sono tantrici e tantici, esatto. Tantici anche, e tattici anche. anche con la sola imposizione delle mani fanno di quelle esatto. cose e che... non tralasciano neanche esatto. un centimetro del corpo. Tra l'altro, non si usano le mani perché pare che il messaggio venga fatto corpo, corpo a corpo. corpo body to body. Ma non è di questo che dobbiamo parlare, parlare con te, Vabbè, ma... No. ma tu la devi finire perché dopo andiamo a sostituire la notizia di no. no. Oh. Allora, non so se ci sta vedendo adesso su canale 5, dopo questa cosa, però Vito, volevo chiederti: questo Milan sei ripreso, sì o no? Lascia stare la Champions. Parliamo del campionato. No, la Champions, no, non lo sapremo perché... È, è... Sta giocando adesso sta il Milan, ancora in sta campo, con il in... Leverkusen. Ecco, invece esatto, il campionato, esatto. questo 3-0 no, su Lecce, è veritiero? È oppure, Lecce, riprende. Riprende. oppure Lecce non è così, questa squadra irresistibile, è eccetera, eccetera. È un poco eccetera. di paglio, i stanno, palia, esatto, stanno questa... bruciando sta bruciando. Mi, il ruba, il le parole, mi ruba le parole, mi ruba le parole. Allora, dai. È un fuoco di paglia, no, non so se è un fuoco di paglia, devo dire la verità... Eh, io ero allo stadio. Ho visto Milan Lecce eh, e devo dire anche, devo essere onesto, comunque, per i primi 38 minuti il Milan ha fatto fatica quindi perché il Lecce era ah. permesso in campo. Anzi, anzi vi dirò: rischia, ha rischiato anche di andare in vantaggio. Il Lecce, poi eh, al gol di Morata, si è sbloccato in 5 minuti e ha chiuso la partita. Ah, ecco, diciamo per... che. No, no, ecco una, una cosa perché eh, Vito, attento osservatore, eh, grande intendi il calcio qual è, ha messo il, ha, ha il. punto su una cosa molto importante. Il Lecce quando va sotto in un gol ne prende a raffica altri due. È successo nella partita esatto. in casa contro il Parma, lo stadio di via del Mare. Al 91esimo aveva segnato il 2-0. Il Parma al 93esimo ha fatto l'1-2 e al 95esimo il 2-2 lo stesso è successo a San Siro, cioè fino al 38esimo come diceva giustamente Vito Torriano 0-0, poi trova il gol di Morata e ne fa due, due di fila e perde 3-0 dopo il primo tempo, giusto no? Esattamente, è andata proprio così fino al 38esimo eh, ripeto, eh, era messa benissimo in campo, in campo, ha rischiato addirittura di andare in vantaggio mm. subito il primo gol Subito il primo gol, il, eh, Tamblepo in cinque minuti ha, presi, ha preso gli altri due gol e ha eh. finito la partita 3-0 al primo tempo. Poi il Milan, nel secondo tempo, diciamo che ha gestito, ha gestito la partita anche perché comunque calcolando che poi ci aveva la Champions dopo tre giorni, e quindi diciamo che è andata bene. E anche c'è stata una precatica, una tattica perché comunque Fonseca, diciamo che è stata una vittoria di Fonseca, sebbene io. Continua a dire Fonseca però sì. è stata una vittoria di Fonseca perché <ride> ha voluto come dire mettere in campo Ins più attaccanti che, insomma, che a Vito non gli piace neanche uno degli allenatori no, del no, Milan no, 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 Pioli no, out, chi, chi avreste voluto sulla panchina del Milan? Ecco. Dito? io avrei voluto sulla panchina del Milan avrei voluto Palladino ah, ah. ah. Eh, ottimo allenatore insomma un giovane emergente eh, sì ecco la scelta di Fonseca anche secondo me mi pare una seconda se non addirittura barra terza scelta no, eh, adesso eh. a parte gli scherzi comunque l'allenatore che tutti i tifosi sognavano tutti i tifosi sognavano per tirare eh, fuori questo Milan dalle secche era Conte però sì. voglio dire Conte eh, non poteva venire perché per un semplice motivo: perché A costa troppo e B non voleva nessuno, come vedete, come avete notato a Napoli, eh, il presidente della Laurentiis. Non ha detto più una parola, eh sì. cioè Conte vole... che ha messo Conte un bavaglio. Eh sì. esatto. Ha messo un bavaglio. Conte sì. voleva carta bianca e con Ibrahimovic questo non poteva più. Esatto. Conte potevano infatti, stavo per dirlo io. Conte Ibrahimovic, secondo me, avrebbe fatto uscire, mm, ma infatti, Ibrahimovic l'ha poi detto. Insomma, noi non cercavamo un manager come invece Antonio Conte, che è abituato a fare il sì. mercato, che è abituato a essere insomma molto, eh, molto centratore, esatto. ma volevamo un allenatore che collabora con il suo staff e avesse anche eh, personaggi al fianco come moncada come lo stesso ibra e invece questo esatto è un... poi bisogna vedere poi magari è stato lo stesso conte che non ha... vuole lui voleva andare al milan però una volta che si è parlato di cifre mm. e di rosa e di rosa di giocatori andare ad acquistare, probabilmente lì c'è stato un esatto, po', una, sì, sono un po eh, come dire, vedute diverse. Esatto. Senti e, e le altre, cioè il Napoli è davvero: sta diventando domenica. Se batte il Commo potrebbe già tentare una mini fuga. Può veramente essere diventare la squadra da battere? In questo momento, è davanti a tutti. beh In questo momento, in questo momento, è, è una squadra da battere, però comunque non, non mettiamo il carro davanti a voi comunque siamo solamente alla settima giornata quindi alla sesta settima giornata quindi ancora è presto il cammino è lungo però quello che eh, bisogna dire eh, sul Napoli e che eh, la mentalità uh, di Conte la squadra l'ha presa tutta, perché questa è la squadra, questa di, sta diventando sempre di più la squadra di Conte. Eh sì. Quindi mh, è, vero, è vero che con Spalletti aveva più gioco, è vero, questo va anche detto, con Spalletti aveva più gioco. Però Conte è molto più pragmatico e quindi bada molto più al risultato e quindi dopo 430 giorni si ritrova prima in classifica. Certo, poi tu insomma, analizzando la partita vinta con il Monza per 2-0 eh, c'è proprio quello che hai detto è un po' la sintesi della partita con il Monza perché nel primo tempo il Napoli non, pur non facendo cose straordinarie addirittura i due gol del Napoli sono arrivati su due passaggi eh, sbagliati dei giocatori del Monza. Nel secondo esatto. tempo il Napoli è andato in controllo, si è messo tranquillo, ha lasciato palleggiare il Monza, che non ha creato grandi pericoli, se non un colpo di testa di Diuric, ben parato dal portiere eh, del Napoli, Caprile. Però ecco, eh, è un Napoli che ha, ha imparato anche a gestire le partite, cioè non sempre attaccare a testa bassa e magari rischiare di prendere il gol e riaprire la partita. Ma gestire non c'erano grandi pericoli. Si palleggia a centrocampo, c'è qualche ripartenza, ma molto, molto eh, in tranquillità. Sì, 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 ha imparato a gestire la partita. Ma d'altronde tu mi insegni, Riccardo, queste sono le squadre di Conte. Conte sì. è questo. Conte è questo. Lui ha sempre privilegiato come dire, la, do, la gestione della partita. Quindi, dopo l'1-0, 2-0, no, lui eh, gestisce la partita perché vuole portare a casa lui in ogni caso e in assoluto vuole portare a casa i tre punti quindi eh, il pragmatismo di Conde lo sta trasferendo anche alla squadra Senti, ti, ti stai con noi, dai, intanto, eh, ti teniamo ti sveglio fino a tardi questa sera Senti, eh, abbiamo nominato il Monza, no? Monza sì. che è ultimo in classifica ah. eh, non ha ancora vinto in Serie A, dopo sei partite eh, i tre punti sono frutto di, di tre pareggi eh, c'è un po' insomma di, 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 di aria di crisi in casa Brianzola perché il Monza ha fatto delle buone ma anche delle ottime partite però insomma non riesce a vincere si parla di un possibile esonero di Nesta se dovesse perdere malamente contro la Roma eh, e perché poi il campionato si ferma per la pausa della nazionale e non si sa, il successore potrebbe essere Ranieri, potrebbe essere Andrea Zoli potrebbe essere un nome di un giovane allenatore di scuola Milani Toradoni insomma. Donadoni. Donadoni, eccetera. Ecco, il Monza si sta guardando un po' attorno. La società sta facendo anche certi ragionamenti. Perché qui cambio argomento, ma eh, tu sei molto vicino alla politica. Però c'entra il Monza. Insomma, pare certo l'ha detto, l'aveva anticipato Roberto D'Agostino con il suo D'Agospia, L'ha confermato, confermato il, 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 il fatto quotidiano. Ci sarebbe già una squadra pronta ad affiancare Pier Silvio Berlusconi, che la prossima primavera dovrebbe scendere in politica e seguire le robe del padre. Il Monza a questo punto rientra un po' in oggetto di discussione perché, o lo vendono, probabilmente a una società, a una proprietà straniera, potrebbe essere, si dice, la Red Bull, oppure il Monza potrebbe essere un qualcosa che aiuta la, la discesa in politica di persino Berlusconi. Seguendo l'esempio del papà, è vero che quello era il Milan che ha 8 milioni di tifosi eh, okay. in Italia e nel mondo, però ecco questo potrebbe essere, come dire, una una cosa in più da, da, da presentare a, ai, agli elettori che vorranno seguirlo. Secondo te co cosa succederà? Tu sei molto attento alla politica, è quasi certo insomma, che Piercino Berlusconi scenderà in politica, c'è un, ehm, un unico impedimento che è quello della sorella Marina che invece vorrebbe che si stia bello tranquillo nella sua bella esatto. Portofino esatto. e, e rilassarsi eh, e occuparsi e solo non, di mezzo. E forse, e forse, non, ha forse non, non ha tutti i toni. Tu cosa ne pensi? Futuro del Monza e futuro, eh, visto che è la nostra che parla un po' di tutto, sì. e futuro della politica di, di Forza Italia. Eh, allora, io me l'avevo un mese e mezzo fa te lo dissi Riccardo, che c'era sì. la possibilità che Pier Silvio cedesse in campo e cedesse in politica, come, come ha fatto il padre. Però bisogna anche essere onesti nel senso che eh, per quanto riguarda il calcio il Monza non è il Milan e per quanto riguarda la politica Pier Silvio non è Silvio. Ah, quindi ah, ah, ah. sì, potrebbe, potrebbe ma, come dire, dare una manforte, manforte più a Pier Silvio come politica, come politico, il Monza però è vero anche che poi bisogna fare degli investimenti, perché qualora poi volessero spenderlo, oh, va da sé che comunque eh, che non possono spenderlo. Posso ecco. Certo, Mosa, comunque se... Eh, se sarà venduto eh, per forza di cose anzi molto meglio se eh, si, si riesce a vendere un Monza di serie A eh, certo. perché ha una certa valutazione un valore, invece se lo vendi un con un Monza che anno. retrocede in serie B chiaramente eh, eh, eh. Eh, guadagni di meno eh, certo. va bene poi Vediamo vedremo no, seguiremo anche questa, questa vicenda si come, salverà il Monza dai, si salverà. Insomma, glielo, auguriamo, glielo auguriamo a tutti quelli che sono nati a Monza come me che <ride> tifano anche il Bianco Rosso esatto. invece c'è qualche altra ad esempio la Fiorentina di eh. Palladino tu prima parlavi molto bene di Palladino però ha vinto una sola partita lo... con due rigori discutissimi il Milan, contro Paladino. la Lazio eh, realizzata da Goodmanson. però questa Fiorentina qualcuno a Firenze ne piange italiano addirittura eh? addirittura sì, qualcuno sì. Firenze beva, comunque la piazza di Firenze la piazza di Firenze non è di Monza quindi Paladino se vuole, se vuole rimanere ben saldo nella, 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 nella nella città di Machiavelli deve, deve darsi da fare altrimenti ogni domenica è una eh, per lui è un massacro sempre una finale, sempre una finale, quindi, però, non sta, non, non sta dando quel gioco che lui puoi dire, è andato al Monza. Ecco. E soprattutto in termini di vittoria, poi il giocatore tanto voluto da lui, cioè Colpani, che era uno dei sta punti di forza moda. del Monza, veramente un autentico fuori classe nella squadra Brianzola, non ha fatto un gol e sta offrendo prestizione al di sotto delle aspettative. Sì, anche perché non sta giocando tutte le partite, non sta giocando tutte le domeniche, quindi, cioè, oppure se inizia, si inizia da, da, da titolare poi lo viene sostituito oppure entra nel secondo tempo. Quindi eh, il giocatore, già lo conoscevamo a Monza, quindi, al Monza è, è fragile, quindi ha bisogno anche di giocare per sì, poter dare il meglio di sé di e poi bisogna stare anche attenti agli infortuni. Eh sì. Senti Vito, ma dell'Inter cosa ne pensi? È tutta concentrata sulla Champions? Oppure insomma, pensa sempre anche al campionato dove non sta facendo bene? Un dato l'abbiamo ricordato anche prima, l'anno scorso l'Inter ha subito tra i 12 e i 15 gol, pochissimi. Quest'anno già dopo 6 partite 7 gol. Ma non è tanto la difesa, è proprio tutto il sistema difensivo che non, non funziona come nel campionato scorso, dove l'Inter ha fatto qualcosa di straordinario sicuramente. No, no, assolutamente, secondo me è sempre la squadra da battere, quindi, però ha anche detto che comunque rispetto all'anno scorso i giocatori, i calciatori, quelli in più che erano diciamo i senatori, hanno un anno in più. Eh, eh, questo va anche detto. Si sente, eh? e poi io non ho sentito, non ho sentito rispetto all'anno scorso, che l'anno scorso erano concentrati sulla Seconda Stella, quest'anno non ho sentito dichiarazioni in merito alla Champions, che siamo concentrati sulla Champions, quindi, però, è altresì vero che comunque rispetto all'anno scorso non sono partiti, non sono partiti molto bene, quindi certo. e poi e poi ci sono anche altre squadre quest'anno il campionato c'è la Juve potrebbe esserci il Milan la Roma la Lazio quindi a molto più come dire antagonista rispetto all'anno scorso non è un campionato come quello di l'anno scorso ecco, quello che invece rispetto all'anno scorso quello che insieme all'Inter che è partita non è partita molto bene e, e La squadra che vi sta stupendo non favorevolmente è l'Atalanta, anch'essa eh. non eh, è partita bene. Pensa Vito, che lo diciamo anche come ci sta seguendo, che l'Atalanta, se non avesse pareggiato all'ultimo secondo a Bologna contro la squadra di Vincenzo Italiano, sarebbe stata la. Quarta sconfitta su sei partite, eh, so, che è un po' un record eh, per, per eh, Gasperini eh, che difficilmente perde così tante partite in un campionato. Eh, Però tre su sei, tre sconfitte su sei, eh, dunque eh, esattamente eh, cioè, alla metà ci sono. E come? Sì. C'è qualcosa che non funziona, il doppio impegno probabilmente sta creando dei problemi. È... Atalanta che sul mercato non ha problemi, perché si è fatto male a Scamacca, dopo 30 secondi hanno comprato le Tegui. Eh, è esatto. arrivato sì. Zagnolo, è arrivato Samargi, sono arrivati dei giocatori bella nova. Eh. Però ecco, non è l'Atalanta delle passate stagioni. No, io se posso permettermi, Riccardo, sotto, sottolineo la tua osservazione. Secondo me sta pagando il costo della doppia sì. dire, competizione, campionato e champions. perché non fosse altro perché non erano abituati, pur, pur avendo vinto l'anno scorso la Coppa. Era ehm, scusa, Però, la Champions, la, la, sì, la Champions è un'altra un competizione rispetto alla sì. e quindi secondo me potrebbero pagare lo scopo della, della doppia competizione. Mm. Sì, no, anche io Quindi, sono d'accordo. Vito, parlando della Juventus, eh. allora questo bomber, questo Vlaovic, si è finalmente super pagato perché esatto, c'è si, una si no, è rilanciato perché... perché comunque ha fatto una doppietta. Sì, dovendo. sì, è il primo Quindi... su rigore, però e comunque, ecco, però il giocatore appare sempre un po'. Ne parlavamo prima, no? Sì, sì. Un po' forse soffre un po' di ansia da prestazione, Fre... ansia questo... da prestazione e lui, calcistica, Vlaovic, ovviamente, certo. però un po' frenetico, <ride> no? Perché sa, va a sentire, sa, io lo specifico perché sai, poi gli autori di Sicilia Nottezza beccano lo spezzoni e ah, poi le mandano in onda. Eh, allora, eh, ci eh, Stiamo eh, parlando di ansia della prestazione calcistica. Eh, ma le altre ansie noi non le conosciamo. Non tu non dire. le conosci. Ma due... poco le conosco, <ride> da poco boh le conosco. Allora, sì. Ecco, mi ha scoperto anche queste cose. <ride> no, però l'ho detto perché, se no, <ride> dobbiamo riempire lo spazio. Allora, eh, Vito, questo Vlaovic è discusso, Croce Delizia dei tifosi bianconeri Esatto, anche lui, come le ha nel Milan. Come le ha nel Milan, no? sì sì questo Vlauci eh, croce delizia per, per i tifosi della Juve però non, non penso che io sia perché secondo me Vlauci non è un centravanti puro non è un centravanti puro quindi lui ha bisogno di partire di, di ampi spazi di praterie quindi perché non è, è un come dire l'uomo dell'ultimo mese capisci secondo me e quindi non è un centravanti puro e poi sai alla Juve non è la Fiorentina. Quindi sì. poi, hai più pressione. Esatto, molte più pressioni. Sì. E poi, ovviamente, sentirà anche il peso di essere il, il giocatore più pagato della Juventus. L'anno ah. prossimo, con il contratto, scatterà un nuovo momento e prenderà 12 milioni a stagione. Il più pagato è in incredibile, assoluto incredibile. della Serie A e forse anche di, di, di tutta l'Europa. Anche, eh, diciamo. anche perché penso che Vlaovic. Eh, abbia bisogno sì, di giocare con un'altra un punta a fianco no? perché potrebbe essere Ildiz ma non è un'altra punta che può fare la prima punta e lui può fare la seconda punta. Tu cosa ne pensi? tutta una questione di punta, eh. sì, lui può di tacco di punta, punta, ma come bella la sua rassunta, anche questa cosa qui. <ride> esatto, Però ecco. esatto, dagli le tacco, dagli le punta. Eh. esatto. esatto. No, può essere una sottopunta, secondo me, può essere una sottopunta però manca uno là no diciamo il centro però manca vero. uno là sì, manca uno là e quindi e poi comunque con tiago motta eh, non è così semplice te la devi... perché da come si sta strutturando lui te la devi guadagnare il posto eh? te devi guadagnare il posto perché lui non è che ti convoca tu così eh, lui guarda gli allenamenti guarda guarda l'impegno, guarda tante cose Giacomo, quindi è un po' che, che con lui bisogna guadagnarsi proprio eh. e Vlaovic non è, è questo è un mio pensiero eh. Vlaovic è, è un po' discontinuo è un po' mm. sì, 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 sì. Senti invece eh, sta facendo molto bene la Lazio di Baroni eh. Barone che è arrivato eh. tra mille perplessità, anche qualche malumore, il tifosi Bianco Celeste invece sta andando molto bene e la Lazio è andata a trovare giocatori interessanti, ad esempio con Lugno Tavares che è stato preso in prestito dall'Arsenal, è un terzino incredibile che fa una serie di assist, uno più bello dell'altro. Eh sì, è, un, è uno che dipende e offende contemporaneamente. perché sì. Comunque c'è anche, anche, cioè anche il frutto del gol ed è bravo, ed è molto bravo. Quindi... E poi l'allenatore secondo me è un, è un bravo allenatore, sì. è un bravo allenatore. Che forse è arrivato tardi a una big, perché sono a 60 anni i baroni, però ecco, se l'è conquistata questa, tra virgolette, promozione, perché sì. comunque aveva portato il Benevento, il Lecce in Serie A, ha salvato il Lecce, eh, ha salvato le, le, il Verona, il Verona Dunque, ha dimostrato di essere un buon allenatore, che soprattutto sa rendere, far rendere al meglio il materiale che ha, cioè, dice: Ok, questi sono i giocatori che ho, non è un problema. L'anno scorso, a gennaio, il Verona ha cambiato tutta la squadra e lui è ripartito da zero e ha fatto meglio che il girone d'andata, dove aveva grandi giocatori come Giuric, che poi se ne sono andati. Va bene, Va bene. Eh... No, Vito. No, è un allenatore che sa tirare, sa tirare fuori il meglio dai propri, propri giocatori. È uno che è veramente è bravo, è bravo. Bene, Bene Vito. auguriamo buone vacanze a Vito. Eh, certo. Che si trova Buon nella riposo. sua Basilicata. Riprenditi. Senti, ecco la tua giornata tipo: qual è? Allora, sveglia, a che ora? No, 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 un momento, un momento. Non, non, non esageriamo. Io non sto in vacanza, ah. io, sto, io lavoro in Basilicata. Eh. Ah, no, Vabbè, Comunque, la tua giornata tipo è fatta tra ufficio e comunque qualche ora di relax. Cioè. Sono i smart working, sì. di, ecco, ecco. è okay. fatta di, di lavoro e anche un po' di, di certo. lavoro. Sì. Lo smart working sotto l'ombrellone, no. con la bibita e la cannuccia la direi ballone. che si può… No, sto scherzando ovviamente. Va bene, ciao Vito. No, no, è fatta, è fatta di lavoro e di, e di aria blu e il eh, sì. brodino, del brodino della nonna perché aveva l'influenza e eh, sì, brodino, brodino della no, nonna le vie respiratorie esatto. la bulla dell'acqua calda sul petto <ride> eh, e sulla, e la borsa del ghiaccio sulla testa <ride> queste cose da, da salute va bene <ride> Ciao Vito! Ciao Vito, ciao! Grazie, grazie Gianni! Grazie, ci aspettiamo il prossimo! Buon buon Senti, una nota di merito, lo devo dire, il campionato di Serie C per il Padova che sta facendo molto bene, che è davanti a tutti. L'altra volta parlavamo con Ivan Dalla Morte, che è il figlio che gioca nel Vicenza, Vicenza sta facendo bene in quel girone, però il Padova veramente quest'anno sembra avere una marcia in più. Purtroppo anche gli altri anni era così, poi non riesce a essere promosso in Serie B, però quest'anno il campionato di C è ancora più combattuto mm. di quello di... Di Serie B. Beh, Cosa mi dici il campionato no, di D? Eh, invece nel campionato di D, il girone F, naturalmente sì. ci si riferisce sempre a quello. È un girone aperto, perché ad oggi insomma non c'è nessuna squadra che è più forte delle altre. L'ammazza campionato anche non lì. Sono in sono pochi dire. punti sono racchiuse esatto, tante squadre tante squadre, no? squadre. E soprattutto domenica. Una delle grandi favorite: l'Aquila, ha perso a Riviera delle Palme San Benedetto del Tronto 5-0 con la San Benedettese. Diciamo e che l'Aquila non ha preso il volo. No, l'Aquila no, è proprio affrontata ah, <ride> praticamente. Però questa e allora questa Samp secondo te si è ritrovata? Oppure, anche anche, come anche il Milan. perché ha vinto con un Aspetta, uomo in più, no? Allora, esatto. Prima di tutto, l'Aquila è rimasta nel primo tempo in dieci uomini ed in più dobbiamo dire che è un po' come il Milan è un fuoco di paglia, o davvero sta prendendo la strada giusta la Sambenedettese? Eh, questo lo, lo scopriremo strada facendo. No, diciamo, o è un fuoco di paglia, o c'è il fuoco dentro. Sta ecco, Samba, lo scopriremo, esatto, lo scopriremo eh, e vivendo Sarà un campionato questo, campionato, questo non solo il Giro in F, ma tutto il campionato. Certo. Di, di, di serie D è veramente un campionato sì, insomma, ricco insomma, di sorprese perché ogni domenica davvero può succedere anche poi di anche tutto. il Chieti quest'anno come abbiamo avuto la, la, la scorsa volta abbiamo parlato del Chieti anche il Chieti insomma si sta comportando molto bene quindi sono tutte squadre importanti e speriamo insomma siamo tutti qua a divertirci a guardare questo campionato che si presenta veramente interessante. Una perlina diciamo... rosso-bruno. No, non ce li ho oggi perché... perché non hanno combinato nulla. Eh, vinto, vinto, vinto sì, anche hanno anche vinto, anche la grande. Hanno, hanno detto che hanno, fatto, hanno preso una cinquina fantastica. Eh, sì. eh, speriamo che non prendano altre cinquine, eh, diciamo, schiaffi in faccia Beh, esatto, con le no, prossime ma... partite. Magari sai, poi sono quelle partite che ti sbloccano, no? che Adesso, ti danno poi la carica la e ti danno carica. tanta autostima esatto. per poi magari fare un, un grande campionato è che è veramente lungo lungo questo campionato massacrante perché davvero Tutto ogni domenica non sai cosa può succedere esatto. e poi la, la Vigor Senigallia è al primo posto per dire che è una squadra che comunque magari non ha il blasone di tante altre però sta lì è forte anche nello scorso anno era forte e ha fatto parlare di sé l'Atletico Ascoli che è una squadra che darà da fare e il Fossombrone pure eh. bisogna guardare anche queste squadre no, bisogna qua stare a tutto, bisogna insomma. stare attenti a tutti allora siamo in chiusura della nostra puntata di Oltre il Novantesimo, grazie ai nostri ospiti che sono intervenuti grazie a Vincenzo Furano come sempre al coordinamento ehm, e grazie anche a un ehm, Umberto Croci in perfetta forma che sta seguendo questa dieta non si sa bene chi gliela abbia consigliata fatta di foglie arrosto, patatine, <ride> lasagne al forno, eh, spaghetti alla matriciana. Però Ma non favo... è vero. Però ha preso un etto in no, un mese. Ma no, guarda dire. che ti e sta benissimo. Sta benissimo, bravo. Ciao Umberto, vai avanti così che fra un po'. Vabbè, comunque. No, no, sta andando alla grande la sua dieta. Allora è stata veramente una puntata scoppiettante. No, sì, sì. Perché siamo andati da Jessica Rizzo che ci ha insegnato dei massaggi tanti. <ride> Infatti adesso finita la puntata, prendo la macchina e eh, dopo da... a farmi il massaggio. Ma arrivi tardi. Vabbè, eh, piedi, su, ti vedrai due o tre ore, andare vabbè, a Roma. Ti fa solo martedì sera, ricordo perché poi oggi è mercoledì vabbè, vabbè, non so vabbè, perché gli ha fatto anche stasera, ma. vabbè perché ci vede giovedì, li fanno anche il giovedì, li fanno sempre, i massaggi tanti, poi oh, eh, Ruta poi tanti altri ospiti, Vito Troiano, eh, che sono venuti paterniti. a trovarci a Paralicato. Oh, il grande campione Paterniti. Eh, perché noi abbiamo o campioni, se non sono campioni noi li vogliamo. No, è vero. Va bene, abbiamo parlato di soccer, di Anche noi qua. siamo due campioni. Siamo due campioni, no. davvero. Eh, ci vediamo settimana prossima. Grazie sì, come sempre a Vincenzo, grazie a Umberto. Settimana prossima vi qui, come seguiteci sempre. numerosi mi Oltre il novantesimo, seguiteci anche sui social, eh, tutta settimana. Ciao!